Ciao a tutti ragazzi, e come sempre benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Video veramente molto veloce perché appunto è arrivata l'ufficialità, cioè quella che Cristante è un nuovo giocatore della Roma. Prima di iniziare però ragazzi questo video, volevo dirvi cioè, che questa sera ragazzi non porterò il post partita di Venezia Palermo e di Cittadella Frosinone. Cittadella Frosinone stanno giocando adesso, stanno 1-1, quando vedrete questo video non so che minuto quanto saranno. Comunque ragazzi ho deciso di non portarla, è una decisione piuttosto strana, però ragazzi ho deciso che dato che i playoff sono una competizione che seguono meno persone, ho deciso di portarli direttamente al ritorno, perché ragazzi infatti questa sera è la semifinale di andata, voglio portarlo direttamente alla semifinale di ritorno. Ci ho pensato ragazzi, alla fine secondo me è la scelta giusta. Non so se avete notato ragazzi, ma mi sono scottato tutto il naso e ho il segno degli occhiali. Vabbè, comunque ragazzi, possiamo dire che è ufficiale perché appunto Brian Cristante, ex giocatore dell'Atalanta e del Milan, centrocampista veramente di alta classe, è ufficiale che appunto va alla Roma. Domani ragazzi dovrebbe fare le visite mediche, il giocatore già approdato a Roma, ha già firmato molte autografe, mi sembra che abbia fatto anche un'intervista in cui ha detto voglio giocare una Champions in un modo onesto, in un modo buono, in un modo onesto. Ragazzi, secondo me la Roma anche qui fa un colpaccio perché appunto Cristante è veramente un gran giocatore. Cristante è veramente un gran giocatore che l'Atalanta ha fatto vedere chi è. Se il Milan ragazzi è stato veramente scemo, cioè siamo stati veramente dei polli a mandarlo via perché ha fatto qualche partita e non ha convinto, però ragazzi poi ci siamo subito demoralizzati e l'abbiamo fatto partire a titolo definitivo l'Atalanta. Secondo me, ragazzi, Cristante si poteva benissimo tenere. E se ad oggi avessimo ancora Cristante, potevamo fare ancora molte altre cose. I prezzi, ragazzi, sono ancora da definire, ma veramente sono le ultimissime notizie. La cifra si gira intorno ai 30 milioni di euro, che alla fine, per i prezzi che ci sono oggi, ragazzi, non è che sono così tanti soldi, perché appunto pagano anche Cassano, che adesso non gioca neanche più, lo pagheranno 150 milioni e la società del Paris Saint-Germain. Quindi, ragazzi, 30 milioni per Cristante, secondo me, alla fine ci stanno, perché l'Atalanta ha fatto tantissimi gol. Mi pare che abbia fatto 11 gol o 12 gol, e anche 5-6 assist. Quindi, ragazzi, secondo me la Roma qui fa un gran colpaccio. Sicuramente ragazzi poi Cristante già è forte adesso, immaginiamo quando crescerà. Sicuramente ragazzi la Roma fa veramente un gran colpo, così come la Juventus l'ha fatto per Perin. Comunque ragazzi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti di Cristante alla Roma. Io vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. E comunque ragazzi vi ricordo di andare a seguire su Instagram, poi metti *office*. Noi ci vediamo in un prossimo video, bella, ciao.